Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Attesissima serata anche questa con un ospite d'eccezione che adesso vi presenterò, che si chiama Francesco Zanardi. È una persona che ha avuto il coraggio di smuovere, attaccare e colpire, mettere a nudo un gigante, quello della Chiesa, con tutte le ombre che ci stanno dietro. Sapete che a me, ma tantissimo anche a Veleno e a tutto il nostro gruppo, sta a cuore il discorso bambini e cerchiamo in ogni modo di sensibilizzare le persone sul tema degli abusi. In generale, ma specialmente legati al discorso bambini. Ecco, questa sera affronteremo l'area che coinvolge la Chiesa, che ha una fetta enorme. Probabilmente nessuno di voi sa realmente le proporzioni, la portata di questo fenomeno. Ma parliamone insieme a Francesco e ai miei ospiti, che vi faccio subito vedere. Ciao Francesco, grazie di essere con noi stasera. Grazie a voi, buonasera. Come vedete c'è anche Veleno. Buonasera a tutti. E Sandro, che non ha il microfono acceso. Perfetto. Buonasera a tutti, adesso sì. Ok, allora, intanto io per chi lo conosce volevo dire due cose, poi magari aggiungerà lui su Francesco. Francesco Zanardi è una persona che, oltre ad avere vissuto sulla propria pelle un abuso, degli abusi, tra un'età che va dagli 11 ai 15 anni, giusto? Ricordo bene, Francesco? Esatto. Sì. Quindi è un'esperienza anche personale, non solo vissuta attraverso le vittime con cui poi è entrato in contatto, ma lui è stato lui stesso una di queste vittime. Nel 2010, incontrando altre 8 persone, o forse 8 eravate in tutto, che erano accomunate dallo stesso tipo di esperienza e di vissuto, decide di unire gli sforzi e fonda questa associazione che si chiama Rete L'Abuso, che cerca di, oltre che sensibilizzare, appoggiare e aiutare le vittime di abusi sessuali da parte della Chiesa, di preti, eccetera. So che ci sono tanti, circa 700, o dico un numero sbagliato? È un dato vecchio, 700, ah, okay. Siamo circa 1.300 adesso, purtroppo. Negli ultimi 2 anni, anche durante la pandemia, stranamente sono veramente aumentate le vittime che si sono rivolte alla rete. Allora, sì, sicuramente c'è una grossa problematica da parte delle persone di accettarlo, di dirlo, di confessarlo, e poi c'è un ostracismo mostruoso da parte della Chiesa. Anche. La Chiesa, della stampa, dello Stato. La stampa, lo Stato. La Presa Opinione Pubblica, a me viene da ridere, in quanto Savé, nella relazione della Chiase, dice che la Chiesa, insomma, è stata omertosa, no, nei confronti delle vittime. Io l'ho vedetta diversamente in quella frase. Avete detto che i cattolici sono stati veramente omertosi nei confronti dei propri stessi figli e nipoti. Sì, tu hai perfettamente ragione, perché qui non c'è nessuno che si preoccupa di tutelare le persone che hanno subito degli abusi, ma tutti cercano in qualche modo, scusate il termine poco elegante, però di paraculare l'immagine della Chiesa. No, forse gli stessi cattolici, insomma, ora voglio dire, è un problema che certo non tocca un ateo, non tocca un testimone di Geova, non tocca un musulmano, tocca i figli di chi è cattolico. Io ora, davanti ai dati che sono usciti ancora per l'ennesima volta, questa volta dalla Chiase, io, ragazzi, chiederei pulizia nella Chiesa, ma proprio da cattolico, da frequentatore lo fossi. Io non lo sono, ma sono ateo. Ma voglio dire, se io fossi cattolico, avessi dei figli e li mando in parrocchia, esigerei per i miei figli sicurezza, cioè i dati sono impressionanti, i dati usciti sono spaventosi. Se voi prendete, parliamo allora dei dati, bravo, parliamo dei, cioè dici che cosa è uscito. Importante questo passaggio, importante e fondamentale, e nessun mezzo di informazione
lo ha voluto dire perché mi pare strano che nessuno l'abbia notato. Bene, si parla di un totale di 330.000 vittime, in realtà poi sono 216.000 quelle dei preti. Benissimo, prendiamo pure il dato più basso, le sole 216.000, dividiamole per i 3.000 preti francesi, i 3.000 preti abusatori, tenendo conto che le 216.000 vittime sono quelle viventi, cioè quelle che sono state ascoltate, quelle suicide, quelle morte, per insomma le varie problematiche che purtroppo offre l'abuso sessuale, sono ben di più. Ma prendiamo solo queste e dividiamole per i 3.000 preti, vuol dire che i 3.000 preti, ognuno ha stuprato 72 bambini. Ora, io so che l'abuso sessuale esiste anche nelle famiglie. Mi sapete dire una famiglia dove sono stati stuprati anche solo 10 bambini, non 72? Cioè, il dato è endemico, ragazzi. È mostruoso questo dato, lo capite? È mostruoso. Ogni prete in media ha stuprato 72 bambini. È folle. Se poi calcoliamo che in Francia, ora vado occhio, sono circa 45 milioni di cattolici, in Italia circa 1.200.000 di più, con la differenza che in Francia i preti sono 21.000, in Italia sono 50.000, bene, io mi domando statisticamente, anche solo statisticamente, in proporzione, bene, se là 3.000 erano pedofili, qui arriviamo quasi a 8.000. E le vittime? Esatto, le vittime. Se là erano, insomma, ragazzi, io penso che la situazione qui avrei voluto vedere davvero i cattolici scendere in piazza e chiedere giustizia. Invece pare quasi che la Chiesa stia bene così. Purtroppo senza quasi. Adesso parlavamo prima io e te, ma forse è bene aprire anche a tutto il nostro pubblico il discorso che per fortuna qualcosa sta succedendo, perché proprio notizia di oggi, credo, di Enna, qualche cosa è un caso c'è. Che seguiamo noi. È un caso che stiamo seguendo noi, è un caso... c'è stato l'inizio del processo la settimana scorsa e oggi siamo, siccome la diocesi addirittura ha avuto l'arroganza, no, dopo aver coperto il prete, dopo averlo spostato, dopo la denuncia della vittima da Enna a Ferrara, aveva ancora l'idea, diciamo, l'arrogante idea, la definisco così, di costituirsi parte civile nel processo, e no, che abbiamo richiesto sia noi come parte civile, sia la parte civile come vittima, eccetera, eccetera, che la diocesi sia quantomeno giudicata responsabile civile. Il giudice ha dato l'ok e quindi la diocesi di Enna sarà responsabile civile, perché qua, ragazzi, non si può sottovalutare questo fatto. Cioè, Enna è esemplare, perché Enna succede dopo il motu proprio, l'ultimo motu proprio di Papa Francesco, il Vos Exsix Lux Mundi, e è esemplare perché il vescovo di Enna cosa fa? Quando la vittima va da lui, trasferisce il prete da Enna a Ferrara. Da quanto abbiamo documenti alla mano, perché siamo stati diffidati dall'avvocato del vescovo di Ferrara come associazione, tuttavia nella diffida l'avvocato del vescovo dichiara che era d'accordo con quello di Enna, e quindi è verosimile pensare che sapesse che il perché, quantomeno, no, il prete era stato spostato. Benissimo, il prete lavorava con i bambini, abbiamo un filmato, lo trovate sul nostro sito, dove Don Giuseppe Rugolo nell'estate, nell'agosto del 2020, annuncia ai parrocchiani che si assenterà una settimana perché porterà in campeggio i più piccini.
E c'è un video, perché Don Rugolo era, diciamo, la cosa era talmente segreta che diceva le messe in diretta su Facebook. E noi abbiamo, insomma, tutta un'azione, il nostro lavoro, credetemi, immenso, di monitoraggio dietro le segnalazioni. Facebook è un ottimo strumento davvero di monitoraggio, e troviamo poi spesso e volentieri questi casi dove il sacerdote, diciamo, che poi tuttavia è stato mandato da Enna Ferrara dicendo ai parrocchiani che aveva dei problemi di salute, no? Insomma, le solite scuse poco probabili. Tuttavia è arrivato lì in tutto segreto, un prete giovane che ci sapeva fare con i ragazzi, ed è stato messo a stretto contatto con i ragazzi. Abbiamo trovato locandine di proiezioni di film e di varie attività con i ragazzi e padre Rugolo. Certo, per fortuna qualcosa si è mosso grazie anche a voi, a questo senz'altro. E qualcosa si muove, il problema è che questo dimostra che in Italia, questo accade in Italia, il Vaticano, che non è Italia come sottolineavo prima, ma tuttavia insomma l'Italia la monitora abbastanza bene, benissimo, il Papa dietro il suo motu proprio non ha né toccato il Vescovo di Enna, tantomeno quello di Ferrara. E quindi quanto vale questo motu proprio nell'atto pratico, al di là di quello che dice? Vale poco. Beh, certo, anche perché non si prende mai in considerazione veramente il vissuto della vittima. No, no, ma questo, allora, quello che è successo, il trasferimento di Rugolo, ora il motu proprio dice che i vescovi, quando vengono a sapere, devono denunciare alla Chiesa, ovviamente, non alla magistratura. E di fatto qua non è avvenuto, almeno pare non sia avvenuta questa cosa, perché il vescovo si è limitato a spostare il prete. Ora io mi domando perché il Papa non è intervenuto, visto che questo in un motu proprio è diventato un obbligo dei vescovi, o almeno apparentemente nella carta è così? Sono solo parole, come al solito, per tenere buoni i fedeli o quelli che credono ancora. Questo, però. Volevo sottolineare il fatto, purtroppo nessun giornale si è posto questa domanda in Italia, nessuna testata giornalistica è riuscita neanche a fare un ragionamento davvero così elementare, scusate. Beh, ma sappiamo benissimo che le testate giornalistiche, quando ci sono casi di pedofilia, svicolano, eh? Quindi non abbiamo un problema, ne abbiamo due: lo Stato, la stampa e poi anche la Chiesa. Esatto. E tuttavia agisce nella sua natura, perché viene lasciata fare dallo Stato, dalla stampa, eccetera, eccetera. Insomma, Francesco, ti faccio una domanda per far capire alla gente cosa vuol dire trattare il tema della pedofilia, ma soprattutto cosa vuol dire trattare il tema della pedofilia e la Chiesa, che penso sia lo scandalo più grande a livello mondiale che esiste. Quanto fango, quante ingiurie ricevi ogni volta che parli di queste cose? Ma no, ingiurie no, ricevo più che altro censure. Ingiurie è difficile, sono un tecnico, ormai sono 11 anni che faccio questo lavoro e puoi farmi qualunque domanda, ho la risposta, io ho pure modo di darti i dati. Le ingiurie forse all'epoca, all'inizio, ce n'erano un po', no, oggi si va direttamente alla censura. Infatti ancora oggi ho fatto un'intervista di più di un'ora con RSI, che la televisione, il primo canale della televisione svizzera italiana. In Italia nessuno si è preoccupato dell'argomento, quelle poche volte che accade, certo non parlano con Zanardi, che rappresenta le vittime, ma parlano con l'opinionista, no? E già il fatto che sia un opinionista modera, diciamo, notevolmente la cosa, perché l'opinionista non è dentro la questione, quindi si limita alla superficialità dei dati, e dei dati poi
oggettivi che appaiono sulla stampa, quindi in pratica alla censura più totale, perché non analizza i dati che noi abbiamo pubblicamente sul sito, che voi credo probabilmente abbiate visto. Vi faccio un paragone sciocco, no? Ma per fare un esempio, il caso Spotlight, che è stata un'indagine veramente ad hoc, notevole, in 50 anni è diventato un film, è diventato un caso notevole, famoso, perché in 50 anni ha scoperto 70 preti pedofili, quelli che poi erano nella diocesi di Boston. Bene, in Italia Rete d'Abuso in soli 11 anni, poi in realtà 15, ha scoperto 350 preti pedofili. Madonna. Alla faccia del caso Spotlight, da chiedersi quasi dove giro in Italia per il Boston Globe? E questa è la domanda. È notevole, eppure nessuno ne parla. I casi in Italia vengono presentati puntualmente, caso singolo, non c'è mai, non viene mai da parte della stampa. Non viene l'unica volta che la stampa ne ha parlato era il 2010, quando c'era coinvolto anche Napolitano, eccetera, e forse la Marisa non ne parlava, no? La stampa lì, il governo nel 2010 sì. Fu il governo, e per fortuna è stata la prima e l'ultima volta che si è pronunciato in materia, ma fu nel 2010 esattamente quando lo scandalo dagli Stati Uniti arrivò in Europa, e l'Italia, tra tutti i paesi d'Europa, fu l'unica che nel 2010, all'unanimità, Parlamento, Senato e lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accusarono la stampa e indirettamente le vittime di aver avviato una campagna diffamatoria contro il Papa e la Chiesa. Diciamo che è stato l'unico appello. Conteniamoci, per fortuna. Per fortuna non ce ne sono stati altri, perché se erano di questo tenore la cosa poteva essere anche più preoccupante di quanto già è. Sì, no, infatti, però fa capire bene in realtà come si pone il governo e quelli che in questo momento detengono le fila della narrativa che abbiamo. Ah, il governo sì. Italiano, la Rete d'Abuso lo ha portato... Tutto il mondo, comunque. In tutto il mondo c'è una grande diversità, in tutto il mondo, allora la Chiesa delinque in tutto il mondo, questo è vero, c'è la differenza che in tutto il mondo, a differenza dell'Italia, abbiamo una magistratura che indaga, una magistratura che punisce, una magistratura che chiede risarcimenti, tant'è che negli Stati Uniti decine di diocesi sono fallite, in Europa... La commissione francese della Chase è l'ultima, ma ce ne sono state altre commissioni già in Europa. È solo l'Italia che è veramente fuori, quasi fuori dalla società civile, perché in realtà abbiamo aderito a tante convenzioni. Per esempio, noi, come Rete d'Abuso, abbiamo portato nel 2019 proprio il governo italiano per inadempienza all'attenzione delle Nazioni Unite. Il governo italiano è stato convocato, presente in aula io e il mio avvocato Mario Caligiuri, è stato interrogato, non ha risposto, è stato, diciamo, sono state impartite delle raccomandazioni alle quali il governo, parlo del febbraio 2019, siamo nel 2021, non ha ancora risposto, è tuttora inadempiente anche di fronte alle Nazioni Unite. Quindi figuriamoci che attenzione può dare il governo italiano al reclamo di vittime, semplici cittadini, tra l'altro con un trascorso poi da vittima, no? Quindi volendo attaccabili, proprio per la sventura che hanno subito e per le conseguenze che gli ha portato. Certo. Perché l'Italia purtroppo è un paese ipocrita, dico attaccabili, io stesso, no? Io ho avuto un passato di tossicodipendenza, dietro gli abusi sessuali, no? E le vittime purtroppo hanno avuto tutte trascorsi simili al mio, che sia tossicodipendenza, alcolismo,
hanno avuto grosse problematiche, perché lo stupro è davvero un trauma enorme, e ci vogliono anni addirittura a riuscire, non dico a mettersi in quadro, a riconoscerlo. E purtroppo sono tutte persone molto attaccabili, che in realtà in un contesto democratico, civile, avrebbero il diritto, tutti i diritti di avere l'assistenza. Purtroppo in un sistema come quello italiano finiscono addirittura per essere discriminate spesso per i trascorsi. Certo, tra l'altro quando ci sono questo tipo di situazioni l'impatto psicologico è tale per cui normalmente la necessità è quella di dissociarsi dall'evento, di prenderne le distanze. Ne parlavamo insieme prima, no? Infatti sorridevo per quello quando ti raccontavo appunto che nel 2010 proprio ero così ipocrita, proprio non ero cosciente che quando nacque la rete d'abuso io e 8 altri ipocriti, come me, ipocriti lo dico scherzosamente ovviamente, ma questo per far capire quanto è pesante il trauma, andammo a Roma a questo incontro organizzato da un'associazione americana di vittime di abusi sessuali del clero, e io ricordo perfettamente, ma ancora per parecchio tempo dopo quell'incontro, che il mio pensiero fu: andiamo a vedere cosa sono queste vittime dei preti, dissociandomi totalmente, no? Quasi cioè come fossero gli altri le vittime dei preti e io no. Sì, sì, come se fosse accaduto a qualcun altro. Esatto, io ero un osservatore esterno, in realtà ero un protagonista, però la mia psiche in quel momento non vedeva il passaggio, ecco. Si stava tutelando, si stava difendendo, come ti dicevo, comunque in casi di forte trauma questo è uno dei meccanismi comunque comuni. Questo fa sì che sia ancora più difficile sapere veramente quante vittime ci sono, perché molte non riescono ad affrontarlo, non sono in grado di denunciarla la cosa. Quindi tutti i numeri che stiamo dicendo... Sopravvissuti, perché c'è anche una sopravvissuti, perché ci chiamiamo sopravvissuti, e ci chiamiamo sopravvissuti perché gli altri sono riusciti a ammazzarsi o sono morti per alcolismo, droga, scusate, e questioni varie, ecco perché noi certo. Siamo i sopravvissuti, sono quelli che sono che sono riusciti a sopravvivere, o dipende dai punti di vista, che non sono riusciti a uccidersi, perché tutte le vittime hanno tentato il suicidio in vita loro. Ne conosco una che almeno una volta non l'abbia tentato, anzi diciamo pure almeno due, perché non ne conosco una che abbia tentato solo una volta. Purtroppo la tristezza dei fatti, le vittime continuano ad essere vittime anche perché il sistema non le aiuta, anzi le emargina. Assolutamente, e oggi ripeto, ero RSI alle 11 in diretta e mi è venuto quasi da sorridere, perché il conduttore a un certo punto ha criticato un po' il nostro esporre su una mappa non solo i preti condannati in via definitiva, ma anche quelli ancora in fase di giudizio, no? Condannati, indagati, condannati in primo grado, secondo grado o anche solo indagati, no? E sottolineando che è capitato che alcuni di questi si ammazzino. Anche io ho risposto: beh, lei si è mai domandato quante vittime si sono ammazzate? Perché questa è una riflessione che spesso non si fa, e poi non l'ho fatta apposta, secondo me non sto accusando il giornalista, il conduttore, spesso sono opinioni che se poi ci rifletti sono bivalenti, e credetemi sono molte di più le vittime che sono ammazzate e non sappiamo chi sono, che i preti... E poi fondamentalmente colpevoli nel momento in cui accusati si sono suicidati, però non possiamo essere responsabili noi vittime, e neanche noi come associazione.
Assolutamente no. Anzi, allora, se la Chiesa l'avesse aiutati, li avesse fermati, probabilmente non si sarebbero suicidati. Ma la Chiesa, purtroppo, bisognerebbe andare a ripercorrere la storia di questa istituzione, da dove nasce, i testi e tutto, e si riuscirebbe a capire che non è che è stata infiltrata dai pedofili, ma c'è una mentalità che viene diffusa da tantissimi anni all'interno della Chiesa. Io è culturale, la sola formazione dei preti, per esempio, il perché tanti sono omosessuali, la formazione dei preti è sempre stata omosessuale, i seminari sono omosessuali. Sì. Calcolate che dei bambini di 11 anni venivano mandati in seminario, cioè nel momento dello sviluppo, della crescita, delle esperienze, e con chi le avevano le esperienze, scusatemi, donne non ce n'erano. Esatto. Voglio dire, non è che ci vuole Aladino a capire questa cosa. Io ho un carissimo amico che ha subito proprio in seminario degli abusi. A un certo punto ne è uscito, non ha mai parlato di cosa fosse successo fino a qualche anno fa. E purtroppo, cos'è uscito? Non è facile, era comunissimo nei seminari. Esatto. Era comunissimo. I seminari sono sempre stati proprio, tanti parlano del celibato, no? Che i preti, se avessero celibato, non sarebbero pedofili, no? In realtà qua è un problema di sessuofobia, che è ben differente. E in seminari... Trasmessa da San Paolo. Prego? È stata trasmessa già da uno dei fondatori, da San Paolo, alla fine, se andiamo a vedere. E questo non lo so, diciamo che sotto il lato della formazione, il seminario è contro natura, in quanto questi ragazzini, come ho detto prima, entravano in seminario a 11 anni, 10-11 anni, avevano lo sviluppo sessuale, avevano quello che è normalissimo, eiaculazioni spontanee durante la notte, e la mattina venivano puniti perché il loro corpo durante la notte aveva, diciamo, avuto una sua funzionalità normale per un ragazzino che si sta sviluppando, no? Quindi immaginate questi ragazzini di 11 anni che rapporto possono aver maturato con la stessa sessualità, cioè atroce. Sì, atroce veramente. Allora, infatti noi troviamo ora, oltre alla pedofilia, cioè non guardando solo la pedofilia, noi nei preti, se guardiamo gli aspetti sessuali, non troviamo mai il prete con l'amante, no, troviamo il prete che ne ha 4, 5, 6 amanti, non troviamo mai il prete gay, diciamo che vive la sua vita da omosessuale in un rapporto, no, troviamo sempre, diciamo, esternazioni estreme sotto l'aspetto sessuale, no? Fino, io le chiamerei perversioni a un certo punto. Beh, la repressione sessuale è ovvio che, diciamo che il sesso è un qualcosa di assolutamente naturale, e la repressione, voglio dire, ci può essere, per carità, il corpo però poi, insomma, ha la sua natura. Eh sì. Allora, io faccio un richiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo. Quante volte avete visto questo signore nelle nostre TV nazionali a parlare di pedofilia? Fatevi questa domanda. Fatevela, perché riuscite a capire cos'è l'omertà, cos'è la censura a riguardo di certi argomenti. Non è sbagliato parlare e portare all'attenzione della gente quello che succede attorno a noi e quanto è diffuso quello che su queste cose succedono continuamente tutti i giorni attorno a noi, ma tutti tacciono.
È ora di rompere questo muro. Va rotto. Qui purtroppo il problema grosso è la comunità cattolica, perché poi alla fine, scusatemi se mi permetto, ma proprio davvero in una profonda ignoranza non si rende neanche conto che sono proprio i loro figli e i loro nipoti quelli vittime. Cioè, in pratica, e stanno totalmente in silenzio, no? Io non ho mai visto nessun prete in Italia prendere seriamente, cioè, non parlo di un prete, abbiamo 50.000 preti in Italia, spererei almeno 25.000, ecco, la metà, prendere posizione. Invece al massimo ne trovi uno che poi lo fa a livello propagandistico, no? In qualche intervista, ma insomma senza nessuno stimolo ulteriore intendo senza dire la messa, no? Senza insomma spingere i propri parrocchiani a una sorta di rivoluzione, in quanto sul principio più semplice, no? Per esempio, di voler tenere la propria casa pulita, di voler tenere la propria chiesa pulita. Non c'è neanche un input da parte dei cattolici, questo lo trovo estremamente grave e anche incosciente, direi. Sì, ma vedi, quando noi parliamo di certi argomenti e lo vediamo sulla nostra pelle, nelle chat, su YouTube, sulla radio, vediamo sempre un calo degli ascolti, c'è poca attenzione, la gente non vuole sentire, vuole tenere la testa sotto la sabbia. Ricordatevi che poi voi avete figli, avete nipoti, controllare quello che c'è attorno, informarvi di quello che vi circonda è importantissimo, perché evita che bambini finiscano ad avere problemi di questo tipo. Bisogna vigilare per evitare le cose, bisogna informarsi e vigilare, e vedrete che viene diminuito. Se tutti noi vigiliamo, si diminuisce la statistica degli abusi che avvengono, ma se teniamo la testa sotto la sabbia perché non vogliamo sentire certe cose, non andiamo da nessuna parte, continuano a imperare, continuano a fare quello che hanno sempre fatto fino adesso. Io ho preso allora tante per quella mappa che ho fatto sul nostro sito con quei 300 e passa puntini gialli e rossi, no? Che sono i casi di pedofilia, cliccando su ognuno di quei puntini c'è il nome del prete, sono stato querelato diverse volte dai vari preti che sono in quella mappa, poi vincendo sempre le cause in quanto c'era il diritto di cronaca. Tuttavia abbiamo fatto apposta quella mappa in modo che ognuno di voi possa cliccare, cercare nel database, e esempio a un parroco, arriva un parroco nuovo in parrocchia, bene, andate sul nostro database, mettete il nome e il cognome e vedete chi è, che storia ha, vedete se risulta, se è un prete, che spesso vengono escono dal carcere in più di un caso e vengono poi reinseriti in altre parrocchie. Io esempio, non ricordo, adesso il 28 mi pare, settimana prossima, sì, e ho a Pavia un processo con un prete pedofilo di Napoli che ha abusato diversi ragazzi, gli siamo dietro da 10 anni, poi solo 2 anni fa l'abbiamo scoperto in provincia di Pavia, Montubeccaria, il prete Don Silverio Mura, che a Montubeccaria si chiamava Don Saverio Aversano, e riceveva persino la posta sotto falso nome, gliela mandavano da Napoli, gliela reimbustavano, così non appariva Saverio Mura, gliela rimettevano dentro un'altra busta e gliela mandavano come Saverio Aversano. E adesso qua abbiamo il processo appunto la settimana prossima a Pavia, però voglio dire, è importante, noi facciamo questo lavoro di monitorare, di tenere aggiornata questa mappa almeno sui casi che noi conosciamo. Purtroppo sono solo 300, secondo me sono almeno il triplo, il quadruplo, sicuramente in Italia, quelli sono i casi di cronaca o i casi che abbiamo affrontato, e lì comunque tuttavia li monitoriamo. Avete una indicazione
quantomeno se il prete ha avuto dei precedenti, ecco. Che mi sembra importantissimo. Io porto l'attenzione a un messaggio, perché è molto esplicativo dell'approccio che molte persone hanno. Ammesso che questo non sia uno dei preti pedofili, magari anche un po' masochista, che quindi è qua ad ascoltare e poi si irrita, dice: questa storia della pedofilia di religiosi cattolici ha stancato. Insomma, faccio fatica a essere diplomatica nella risposta. Consideriamo che ha stancato così tanto che nessuno ha neanche la più vaga e pallida idea di quale sia la portata. Ha stancato così tanto che le persone vittime hanno la vita rovinata per sempre, e nonostante questo non gli è neanche concesso di parlarne. L'opinione pubblica non lo sa. Ha stancato? Perché tu che scrivi ha stancato sapevi i numeri? E stiamo parlando di numeri che non comprendono le persone che non hanno il coraggio di dirlo, non comprendono le persone che sono morte, quindi non sono sopravvissute. E siamo già a 72 stupri per prete. Se posso dire una cosa a questa persona? Perché tu sei diplomatica, io lo sono un po' meno. Allora, questa cosa ha stancato. Allora, questa persona non ha il cervello acceso o ha altre motivazioni per dire questa cosa. Magari è uno dei preti pedofili, la prima cosa che ho detto, infatti. Ma guardate che questa cosa non è mica finita, Non è che è terminata e stiamo parlando di una cosa che è successa 70 anni fa e continuiamo a parlarne, a portarla nelle piazze. Non è finita la pedofilia dei preti, sta continuando. Come prima, se non ancora di più. Infatti quello che ha stancato qua è l'inerzia, è lo stare zitti anche di Stato e Governo, dell'opinione pubblica. Sono 11 anni che l'Italia sta in silenzio, questo ha stancato veramente. Questo ha stancato. E ha prodotto vorrei dire una cosa un po' a tutti gli italiani, quelli che ci ascoltano e quelli che sono qui con noi sul canale di Eleonora Fani. Molti fanno, bisogna intendersi per cosa si intende pedofilia. Allora me la devi spiegare tu, caro allocino, come ti cavolo ti chiami. Vabbè, allora, la differenza tra un paese e un altro si vede come lavora nella divulgazione. Vi faccio un esempio molto pratico. C'è un gruppo di persone che tra l'altro si ritengono molto patrioti, sono degli americani. Il sito web che loro hanno creato, c'hanno anche il canale YouTube, potete andarlo anche adesso a vedere, si chiama Church Militant. Ha 280.000 iscritti in questo canale. E proprio oggi è uscito una notizia riguardante degli abusi che sono venuti fuori negli Stati Uniti. E questo sito web, che ha una propria... anche emittente, quindi tutto quanto creato da offerte libere, da cittadini americani che vogliono, e non solo americani, e che vogliono praticamente dare la parola a questi giornalisti, a questi divulgatori, stanno facendo un lavoro fantastico. Io li seguo, ricevo le notifiche, leggo le notizie, perché a casa nostra non le riceviamo le notizie, oppure non vengono condivise e divulgate come dovrebbe essere, perché c'è paura di sapere la verità. Altri paesi invece, come gli americani, magari c'è anche diversi giornalisti tedeschi, ex giornalisti tedeschi che si sono messi, chiamiamoli in aspettativa, stanno facendo un lavoro fantastico di divulgazione. Il problema io vedo negli italiani, che quando tratti questo argomento o ti rispondono, bisogna capire tante cose, bisogna vedere, bisogna non accusare, e anche delle risposte tipo... o delle frasi, quello che è successo in quella zona non è cosa che mi interessa. Cioè, è assurda questa cosa qua. Io la ritengo una cosa vergognosa e da ignoranti. Mi permetto di dire questo. Io credo che i giornalisti italiani siano in grandissima malafede. Cioè, è molto semplice. Purtroppo qua vediamo dei proclami da parte del Vaticano, dietro i quali, però...
come ho detto un attimo fa, i preti vengono spostati dopo la denuncia da Enna, esempio, a Ferrara, o da Napoli a Montubeccaria e via dicendo. E sì, poi per carità, da parte del Vaticano ci sono dei proclami che, scusatemi, valgono quanto gli appelli di un ubriacone il sabato sera, no? Perché una persona che continua a dire facciamo, stiamo facendo, stiamo intervenendo, poi la sua intera curia a livello mondiale non gli ubbidisce, perché di fatto, insomma, viene beccata in flagrante che trasgredisce e lui non fa niente. Beh, voglio dire, quale attentibilità possiamo dare in realtà ai proclami di Papa Francesco? Giusto quelli di un dissennato o di uno che è in malafede e fa la parte di quello che è in totale malafede, scusate, perché che lui non riesca a vedere, per carità, io non ho mai messo in dubbio un tempo, ormai non più, un tempo che Papa Francesco potesse avere dei buoni propositi. Beh, certo, poi di fronte ai proclami e all'inerzia, quando accadevano le cose che riguardavano quegli stessi proclami, insomma, davanti ai fatti, detto molto semplicemente, risultava inattendibile. Non mi sembra una cosa così difficile, no, poi da cogliere. Purtroppo qua si continua appunto a dire faremo, ci scusiamo, ci dispiace, ci vergogniamo, ma di fatto poi continuano i casi, continuano gli spostamenti, cioè la linea al di là dei proclami non cambia mai. Ma diciamola pure, scusate, diciamola anche pure chiara, cioè c'è una volontà molto forte di rendere la pedofilia qualcosa di accettabile, lo si vuole fare, questo serve a tutelare questo tipo di attività, perché chi è pedofilo è come il serial killer, continua, non lo fa una volta. Assolutamente, infatti certo. Ci sono tutte queste anche queste case, diciamo, tra virgolette, di cura. Noi ne abbiamo contate ben 23 sul territorio italiano. Ecco, già qui, guardate, queste strutture della Chiesa sono per curare i preti pedofili, mica le vittime. E sono 23 in Italia, no? Sono strutture che poi, in realtà, noi dagli atti giudiziari vediamo, sono gli stessi giudici che affidano i preti condannati a queste strutture. Strutture dove all'interno poi non c'è un controllo della polizia, come agli arresti domiciliari, diciamo, di qualunque di ognuno di noi, no? Dove la polizia arriva, ti suona il citofono alle 2 di notte per vedere se sei in casa e via dicendo. Insomma, sono lasciati in totale gestione, dove poi abbiamo casi non isolati come quello di Don Ruggero Conti, che in una di queste strutture, condannato a 13 anni di carcere, mai fatto un giorno, per aver abusato di 10 minorenni, di 10 ragazzini, sui 10 anni, 10, 11 anni, un bel giorno da questa struttura ha preso il suo bel cellulare, ha chiamato un taxi e da Roma si è fatto portare fino a Milano in taxi, no? Quindi con una disponibilità economica neppure indifferente, no? Perché un taxi da Roma a Milano, io non l'ho mai preso, ma credo che qualche migliaio di euro ci vogliono. E, insomma, sono una sorta di escamotage, no? Per non fare il carcere, per non fare i domiciliari, allo Stato fa comodo, in quanto detenuti stupratori per lo Stato sono un problema, no? Perché vengono anche perseguitati dagli altri carcerati, quindi, diciamo, lo Stato è costretto, diciamo, a assorbirseli e attuare anche, insomma, modalità nelle quali questi poi non vengono stuprati, ammazzati e via dicendo, e viene più comodo dare i preti in gestione, in pratica, in appalto di nuovo alla Chiesa anche per la carcerazione. Queste strutture ce ne sono appunto 23 in Italia, dalle quali sappiamo i preti entrano, escono tranquillamente, non hanno nessun tipo di vigilanza. C'è un libro scritto da Federico Tulli e Emanuela Provera, si chiama Giustizia Divina, mi cita
ampiamente proprio nell'indagine, perché questa fu un'indagine che partì anni fa proprio da me, loro l'hanno rielaborata, hanno fatto diverse verifiche e purtroppo hanno scusatemi hanno appurato che quello che era la mia tesi in realtà era veritiera. Hanno fatto addirittura la prova del 9 nel novembre del 2018, dato delle carceri italiane alle quali si sono rivolti Emanuela Provera e Federico Tulli. Nelle carceri italiane, nelle 191 carceri italiane, erano presenti 5 sacerdoti, di cui uno condannato per pedofilia. Gli altri dove stavano? Nei villaggi vacanze. Esatto. Sì. E quelli sono dei villaggi vacanze. Non sono... sì, non hanno neanche l'obbligo di dire la messa, quindi non hanno neanche l'onere, ecco, non l'obbligo, l'onere. Alla fine certo, vengono hanno premiati. Hanno fatto l'osservatorio antipedofilia, no? Sì. Molto utile. Raccontalo, visto che sei stata la persona che... A me viene da ridere a raccontare quello dell'osservatorio antipedofilia, perché... ma sai, tanta gente non lo sa. È importante che anche gli altri lo sappiano, che le persone si rendano conto. Allora, diciamo che dietro una precedente raccomandazione delle Nazioni Unite, se non ricordo male, nel 2016... nell'agosto, il mese lo ricordo esattamente, no, ma era 2016, in agosto 2016 l'ONU, cioè il governo, c'era la Boschi come ministro delle pari opportunità, l'osservatorio fa capo al ministero delle pari opportunità. Bene, arriva un'altra stigliata dall'ONU dicendo che non avevano ancora attuato l'osservatorio. Bene, allora la Boschi in pieno agosto costituisce questo osservatorio antipedofilia, tra l'altro adesso non si capisce più bene, chiuso, quasi dismesso, costituisce questo osservatorio antipedofilia e circa una settimana dopo averlo costituito dimette un funzionario del Ministero delle Pari Opportunità, un certo, se non ricordo male, Michele Palma, e al suo posto fa entrare un sacerdote, Don Fortunato di Noto, che è il presidente della Meteorlus, che si occupa sì assolutamente di pedofilia, ma il sacerdote non si è mai preoccupato o occupato di un solo collega pedofilo. Diciamo che la cosa, tuttavia, per carità, lodevole il lavoro, ma fa sorridere, in quanto certo quest'uomo cerca i pedofili su internet, quando poi basta che vada nella sua chiesa e insomma potrebbe fare, diciamo, qualcosa di concretamente utile quantomeno alla sua chiesa, ecco. E niente, appunto, la storia dell'osservatorio è questa: ci troviamo un prete che poi, non per avere dei pregiudizi nei confronti di Don Di Noto, ma purtroppo la Chiesa non gli permette di svelare questioni riguardanti la pedofilia della Chiesa, quindi dentro quell'osservatorio mi chiedo cosa rappresenti in realtà, perché non potendo apportare notizie, beh, quantomeno prende quelle dell'osservatorio, ecco, a me non pare molto utile. Sì, come al solito è una cosa di facciata che serve per far vedere che si fa qualcosa, quando in realtà non è così. Senti, ma invece, visto che tu con Rete L'Abuso hai molta esperienza sul campo, quanto è difficile riuscire a denunciare e a seguire legalmente questo tipo di percorso? Perché immagino che abbiano scappatoie ovunque per proteggersi l'area preti. Le scappatoie sono tante, intanto perché purtroppo questo è un problema della vittima, un grosso problema delle vittime, almeno in Italia spesso non vengono credute, in quanto i casi spesso si denunciano 10, 15, quando va bene 20 anni dopo, è difficile recuperare prove, no? E via dicendo. Poi ci sono proprio delle direttive che riguardano, ad esempio, i patti lateranensi,
dove nel protocollo addizionale, paragrafo B.2, se non ricordo male, lo Stato si impegna a comunicare all'ordinario, cioè al vescovo della diocesi, l'apertura di un fascicolo su un sacerdote, ovvero cosa accade? Io sono magistrato, domani apro un fascicolo su voi, indago, quando chiudo vi mando l'avviso di garanzia. Invece no, qua, prima di aprire il fascicolo, il magistrato deve comunicare al vescovo che ha aperto un fascicolo su un suo prete. E ovviamente il vescovo sa le cose che accadono nella diocesi, basta dire il nome del prete e sa già qual è l'accusa, anche se il magistrato non gli dice che è pedofilia. Insomma, questo articolo mette in condizione sia la diocesi che il sacerdote di trovare, insomma, di insabbiare anche le prove, ecco, spesso e volentieri la vittima suone a poche, perché non è che può avere i filmini di cosa, insomma, di quale è stato stuprato, ecco, diciamo che è tutto difficile, molto difficile. No, è importante in questo caso probabilmente anche affidarsi agli avvocati che si occupino nello specifico di questo e che quindi sono, come dire, più preparati. Ma noi apposta abbiamo creato un pool di 23 avvocati, come vedete in questi 10 anni abbiamo 23 avvocati che sono specializzati proprio in questa materia e fanno anche consulenza, insomma, per altri avvocati, perché la materia in realtà è molto complessa. Intervengono i parti lateranensi che, come ho detto prima, il protocollo addizionale recitano questa, diciamo, questo diritto della Chiesa. All'articolo 4.4, esempio, dicono che il vescovo non è tenuto a testimoniare ai magistrati se diciamo l'argomento è aiuto, come si dice, mi sfugge il termine, fa parte del proprio ministero, in pratica, no? Sì, è un argomento che fa parte del proprio ministero, cioè del lavoro che ha il vescovo, no? Come amministratore della diocesi, può rifiutarsi di rispondere. Ecco, quindi abbiamo veramente una serie di problematiche enormi, dove se la Chiesa in realtà volesse fare qualcosa di concreto, Papa Francesco per primo, appena dopo la sua nomina avrebbe dovuto ordinare, è un monarca, lo può fare, ordinare ai vescovi di tutto il mondo l'obbligo di denuncia, ma non alla Chiesa, alla magistratura. E no, perché così poi avrebbe funzionato, sarebbe servito. Allora non dica che vuole risolvere il problema, ecco, perché qui lo vuole risolvere in casa sua. E come abbiamo visto, noi siamo titolari di uno dei chierichetti del Papa, no? Camille, abusato in Vaticano, quel processo è una farsa veramente colossale, al di là che hanno assolto tutti, no? Per insufficienza di prove, in realtà non hanno neanche indagato tutti quelli che andavano indagati. Vabbè, certamente, sicuramente non hanno neanche preso in esame le prove che realmente c'erano. Assolutamente no. In modo che la cosa passasse il più possibile in cavalleria, chiaro. Esatto. Purtroppo è una situazione che si sta perpetrando tantissimo e forse questo è il motivo per cui a noi fa tanto arrabbiare sentire persone che sminuiscono il problema che invece nel periodo Covid, come tu dicevi, addirittura si è amplificato. Beh, probabilmente per un fattore psicologico, un po' la depressione che ha colto tutti, non faccio fatica a mettermi nei panni di una vittima e capire in quell'isolamento proprio del lockdown i pensieri, ecco. Assolutamente. Allora, come al solito, YouTube ci sta censurando. C'è gente che non trova la live, infatti vediamo che appaiono e scompaiono a gruppi le persone. E grazie YouTube, eh? Non vi piace che si parla della pedofilia, vero?
come nei nostri canali, non piace quando si parla di questi argomenti. Bisogna andare via da chi parla di questi argomenti, da chi sensibilizza, da chi lavora da anni per distruggere questo sistema, perché io lo chiamo sistema, qui non è un caso isolato, è un sistema che si alimenta di questo, che mantiene in piedi questo. Persone come Francesco e tutto il gruppo di lavoro vanno sostenute anche finanziariamente, perché servono anche i soldi per combattere questa porcheria di gente, perché bisogna pagare gli avvocati, bisogna spostarsi, indagare, mettere gente a controllare documenti, a fare indagini, stimolare le forze dell'ordine perché indaghino. È un lavoro colossale quello che stanno facendo quelli di Rete L'Abuso. Ci stiamo provando finché dobbiamo, come si dice. State lavorando veramente bene. Io perseguo personalmente te dall'inizio e ho visto anche quanta merda ti è stata buttata addosso all'inizio. Sì, abbastanza. Okay. Utilizzando la mia omosessualità, per fortuna feci outing proprio quando iniziò tutta la vicenda, così non riuscì a riparare un po' gli attacchi, no? In quanto dicendolo di mio non ho avuto, diciamo, grossi attacchi. Certo, se voi andate a vedere per esempio gli articoli fino al 2014 circa, curiosamente provate a tornare indietro, li trovate su Google e troverete questo mezzo di discredito che a me scivola sinceramente, no? Ma nel campo della Chiesa è importante, no? C'è una discriminazione contro gli omosessuali e infatti gli stessi giornalisti puntualmente non parlavano di Zanardi, la vittima, ma dell'attivista gay. L'etichetta era questa, no? Non Zanardi la vittima che denuncia quello che ha subito, no, l'attivista gay. Poi finalmente è iniziata a cambiare un po' la cosa, ecco. Però tuttavia c'era questo grosso inculcamento, chiamiamolo così, di pregiudizio, no? Anche nel lettore, ovviamente, questa cosa no, vengono volutamente messe a posto le etichette, e sì, come se essere gay fosse un problema. No, è che andava a cogliere un certo pubblico, no? Non tanto gli indifferenti. Sì, gli stupidi. Gli interessati, più che altro. Ecco. Cioè, ancora non abbiamo imparato a rispettare le persone. Punto. Non importa l'orientamento sessuale. Sono persone. Vanno rispettate. Va rispettato il lavoro che fanno. A me la cosa scivolò ampiamente perché mi ritengo una persona dignitosa. Ecco, punto e basta. Me la fece notare parecchio quando venne qua Elisabetta Povoledo a casa mia dal New York Times a intervistarmi. Mi disse: Francesco, io guarda, ho letto un po' sui giornali, ma scusa, ma non ti sei offeso? Questi ti hanno etichettato per una vita come attivista gay, ma sei una vittima. E poi cosa c'entra il fatto che sei gay? E ripeto, forse a me nel pregiudizio italiano, diciamo, era una delle cose meno peggio. Ecco, diciamo così, purtroppo c'erano cose ben peggiori che sono il silenzio e questo favoreggiamento di cui poi la stampa di fatto ne è direttamente complice, perché la stampa nei sistemi democratici in Italia ha dei privilegi costituzionali. Ma perché ce li ha? Ve lo siete mai domandati? È perché la democrazia sta in piedi informando il cittadino. Se il cittadino è informato, ha modo di prendere posizioni o anche di tutelarsi. E questo è il lavoro che manca alla stampa italiana. No, la stampa italiana protegge un sistema. Il problema è che la gente non si rende conto di quanto importante sia la stampa. È il famoso quarto potere. Non ha più senso di esistere una stampa in Italia, è un danno. Sì, senza una voce, veramente. È utile a un sistema, ma che ovviamente non è tutelante rispetto al cittadino. Ho capito, ma esce dai fondamenti costituzionali e dalla sua funzione costituzionale. Ricordiamoci.
che l'ordine dei giornalisti, l'ordine dei giornalisti è stato costituito durante il fascismo e gli antifascisti che ci hanno governato fino ad oggi l'hanno mantenuto, chissà come mai. Certo, purtroppo sì. Dov'è la libertà? Non puoi fare qualcosa che non va bene perché non lavori più. È un ricatto. Un appassionato proprio venerdì, no, giovedì, avevo un appuntamento con una giornalista straniera, doveva farmi un'intervista. Mi ha chiamato, mi ha detto: guarda Francesco, non la facciamo un'intervista perché non mi sento preparata, anzi, mi fai la cortesia, mi dai due indicazioni così recupero, diciamo, un attimo il bandolo della matassa, no? Mi spiego, è stato importante, è stato molto bello questa cosa, perché i giornalisti italiani purtroppo, io quando vengo intervistato vedi questi giornalisti che non conoscono la materia ed è infinitamente sia complessa che vasta e hanno necessità di scrivere in tempi ovviamente ridotti un articolo, quindi si affannano, no, a raccogliere tutto più, ciò che è possibile, facendo poi dei grandi casini, no, spesso e volentieri proprio per ignoranza, perché spesso e volentieri fanno degli articoli che mancano di conoscenza, ecco, diciamo, basta leggerli e ti accorgi veramente che ci sono lacune enormi. Invece questa giornalista, insomma, ho detto chapeau, davvero fa bene il suo lavoro, no? Una giornalista che dice no, rimandiamo perché non mi sento pronta, no? Voglio un attimo prepararmi meglio perché ho visto l'argomento insidioso, insomma, non vorrei fare un lavoraccio, diciamo, quasi commosso, no? Perché è una cosa abbastanza strana, insolita, ecco, quantomeno. Guarda, sicuramente ci sono molti giornalisti che sono frettolosi e confusionari, ma purtroppo io sono molto più critica e credo che la maggior parte degli errori non siano poi casuali dovuti a inattenzione o a non voglia di approfondire, ma volontà specifica di seguire un piano che gli viene insegnato o una linea di divulgazione, per cui certe cose si dicono, altre no, certe si nascondono, certe verità vengono messe in luce, altre volutamente devono sparire. Allora, se andate sull'altro mio sito, che non è retelabuso.org ma è retelabuso.it, che è il sito dell'associazione Human Right, e nel motore di ricerca digitate La Marchetta, riuscirà un articolo dove io sono riuscito a trovare solo i dati degli organi di informazione multimediali, mancano quelli di Mediaset e quelli di Rai. Benissimo, io l'ho chiamato La Marchetta perché i signori giornalisti italiani, solo per la crisi Covid, solo per i messaggi, metti la mascherina, lavati le mani, si sono ciucciati la bellezza di 50 milioni di euro di finanziamento dallo Stato italiano. Ora, perdonatemi, cioè, come fate a dirmi che questi lavorano per il padrone? Cioè, voglio vedere, ragazzi, scusate, è ovvio, diciamo che la scusa è stata quella del Covid in questo caso, poi ripeto, mancano i dati di Rai e di Mediaset, io non oso pensare quanto ha preso Rai e Mediaset per quei messaggi logoroici continui, cioè, metti la mascherina con quella musichetta, è davvero che mi rimbomba ancora oggi nel cervello. I personaggi che hanno fatto vedere come si mette e si toglie la mascherina per non contaminarla sono stati numerosi. Sandro ride. Vero? È grave, questo è un marchettone, scusatemi il francesismo, ma questa è una marchetta. Assolutamente, è così. Ma basta... Basta vedere anche gli orari di punta che buttavano fuori certi spot ben chiari, che erano quelli della prevenzione, cioè tra lavarsi le mani, distanza e sicurezza, mascherine e quant'altro, erano sempre negli orari di punta, dove c'era il maggior share di ascoltatori e telespettatori. Quindi si può immaginare
quanto costa al minuto una, chiamiamola così, una pubblicità simile. Ok, tra l'altro sono spot, poi insomma per la collettività, non lo so, a mio avviso andrebbero anche passati gratis. No, è prevenzione, quindi la prevenzione si paga. Poi giochiamocela come vogliamo, ripeto, eravamo nel culmine di una pandemia, almeno così si diceva, voglio dire, chiedere al vicino di darti una mano a pagamento lo trovo davvero brutto, ecco, quindi mezzi di informazione credo che avrebbero dovuto fare questo lavoro proprio solo per mera informazione, come fosse OTG, ecco, quando era il caso. Sì, il problema è che sono molti meno i morti di Covid che i bambini che sono stati stuprati. Beh, probabilmente sì. Se allora, il mio compagno è filippino, ma sono 6 anni, ha vissuto 6 anni in Taiwan, è tornato in Italia lo scorso agosto, questo agosto, ma è rimasto 1 anno e mezzo bloccato in Taiwan perché in Italia è tornato giù per concludere il lavoro, portare i bagagli qui, era febbraio del 2020, è rimasto bloccato in Taiwan. Benissimo, in Taiwan, dove, adesso usciamo dall'argomento, però visto che me lo chiedi, ed è documentato, lo trovi in diversi articoli di giornale, soprattutto sulla stampa estera, in Taiwan in 1 anno e mezzo hanno avuto 11 effettivi morti di Covid in tutto Taiwan. E si vede che li hanno contati bene, noi invece facciamo un po' di difficoltà a fare i conti. E no, a fare le categorie, categoria no. Covid, categoria sono morto perché mi hanno investito. Allora, io ho accesso, un tumore terminale e quindi sono morto, però mi hanno messo nella categoria Covid. Cioè lì noi abbiamo fatto un po' di macello. Come associazione siamo osservatori delle Nazioni Unite, abbiamo l'accesso ai dati proprio anche dell'OMS e leggendoli in realtà c'è da dire che il Covid in Italia ha fatto miracoli perché in 1 anno e mezzo non è più morto nessuno di infarto, di tumore, di vecchiaia, cioè, praticamente sono morti tutti di Covid. Diciamo che è stata una cosa positiva, obiettivamente. Ha aiutato tantissimo. In solo 1 anno e mezzo ha sradicato la morte per vecchiaia, la morte per infarto, la morte per tumore. Sì, sarà morto qualcheduno di Covid, ma voglio dire, ha fatto del tutti bene. Tutti gli altri sono sopravvissuti. La medicina ha fatto progressi, ragazzi. La medicina ha fatto progressi. Dai, c'è qualcosa di positivo. No, adesso evito no, ma anche le malattie autoimmuni sono sparite tutte. Tutto è sparito, tutto. Ripeto, sì. È rimasta una sola malattia sul pianeta, il Covid. Ah, e poi giustamente come qualcuno suggerisce, è sparita anche l'influenza. Ovvio. Quella proprio non c'è più. No, purtroppo il giornalismo, l'informazione ha una grossa indole, queste io le trovo violenze perché in realtà hanno mandato in panico decine e decine di persone. Pensate agli anziani in casa da soli, in una situazione poi, io non so voi, io l'ho vissuta da solo, il mio compagno non c'era, una situazione di totale abbandono poi in realtà, no, perché c'era questa emergenza ma non c'erano istituzioni, non c'era... Insomma, non è stata una bella situazione, ecco, mi metto nei panni di un anziano, magari non autosufficiente, il terrore di dover andare a fare la spesa, per esempio, no? Terrorizzati dal poter prendere il Covid. Ma senza contare che le marchette non le hanno date solamente ai giornalisti o alle televisioni per dire ah, no. Le hanno date io parlavo di quelle, poi ci sono tutte le altre, per carità, medici, non medici, scienziati, infettivologi, quindi abbiamo uno a Genova che insomma voglio dire, per carità, no. Per cui poi si costruisce la storia che vuoi, è così. Ma un po' dappertutto, infatti qua abbiamo in Italia opinionisti, cioè i giornali, ad esempio, no, tornando alla pedofilia clericale, non chiedono le vittime, non chiedono
all'associazione che le tutela, che tuttavia è aggiornata sulla situazione, ma chiedono gli opinionisti. Utile. Esatto. Francesco. Come se in Italia non avessimo neanche una vittima da andare a chiedere qual è la situazione, no? Voglio dire... Chiedo... No, è per non fare discriminazione, ce ne sono troppe. Allora chiediamo ecco, un opinionista. Per non offendere chi non, chi non verrebbe intervistato, ok. Esatto. Adesso ho capito. Ecco, vedi. Scusate. Francesco, ti chiedo un favore. Se tu hai qualcuno, qualche vittima, o anche qualcuno dei tuoi avvocati che vuole venire a parlare, noi gli diamo spazio perché vogliamo portare voce a chi ha subito. Noi settimanalmente trattiamo questo argomento, ma abbiamo anche una radio, una web radio a disposizione, che è a vostra disposizione, Francesco. Se voi volete, vi diamo tutto lo spazio per parlare e far parlare chi ha subito, perché è ora di dar voce a queste persone. Se se la sentono, noi ci siamo, con tutti i nostri mezzi a vostra disposizione. Rilancio la cosa, sicuramente molti di loro saranno connessi in questo momento, quindi avranno sicuramente sentito il tuo appello. Rilancio, mi sento ben volentieri, ecco. Credo che molti... Vogliamo sentire anche la voce dei legali che trattano queste cose qui, perché noi ne abbiamo qualcuno. Ma purtroppo la nostra punta di lancia, che era Fabrizio Carfora, è deceduto ad agosto ed era una delle persone che era in prima linea, da Rignano Flaminio fino a oggi. E poi mi attacco, scusami Francesco se ti ho interrotto, a questo per lanciare l'ennesima riflessione, perché io voglio far riflettere la gente. Guardate quello che è successo a noi, guardate gli attacchi che hanno fatto a noi, cosa hanno detto di noi. Ecco, ponetevi la domanda di chi sono queste persone che attaccano noi, che trattiamo questi argomenti, che ce l'hanno con noi perché trattiamo questi argomenti. Fate un bel ragionamento, perché mi sa che una buona parte di voi non ha capito ancora nulla ed è ora che cominciate a riflettere su quello che succede. Scusami ancora, guardate, Francesco. Scusa ancora una cosa, guardate che il fatto che le accuse verso di noi siano le più variegate e che tendano tutte comunque a buttare fango su questo gruppo, se voi notate il focus principale che da molto tempo noi abbiamo preso, che è proprio quello di andare contro a questa specifica situazione, forse comincerete a capire perché c'è così tanto accanimento, e ancora l'accanimento lo vedete, perché una serata come questa, due mesi fa, nel numero visto delle persone presenti, avreste visto più di 1000 persone. Invece YouTube ne dichiara 273. Quindi ovviamente c'è qualcosa di strano. Ci sono persone a cui viene cancellato l'account, persone che non vedono la live. Sappiamo che ci sono numeri manipolati, cioè persone che la vedono ma il cui numeretto viene conteggiato da un'altra parte o scompare nel nulla. Ricordatevi sempre che chi va contro a questa realtà ha a disposizione anche degli hacker, tipico degli Antifa, no? Che quindi sono molto bravi a giocare anche con questo tipo di aspetto tecnologico. Ma lo vediamo dai numeri della radio. Una web radio che fa la stessa serata 4.789 ascoltatori, una web radio nuova, nata da qualche mese, vuol dire che qualcosa non quadra. Ok? Ma noi qualche giorno fa, avete letto sul Fatto Quotidiano, ci hanno tirato giù l'intero sito della Rete L'Abuso, combinazione proprio nei giorni in cui la Commissione Ciase aveva tirato fuori, diciamo, il report. Il nostro sito ha iniziato prima ad andare lentissimo, poi è stato più di 36 ore offline perché non riuscivamo a rimetterlo online. In realtà avevano
inserito una sorta di plugin che replicava i backup notturni, cioè li ha replicati talmente tante volte che ha riempito lo spazio server e il server si è bloccato. E il problema è che appunto prima di capire che era una manomissione fatta dall'esterno, insomma, ci siamo trovati questi backup duplicati, li abbiamo cancellati pensando ad aver risolto. La mattina dopo il sito era di nuovo offline e i backup erano di nuovo replicati, al che abbiamo capito che c'era qualcos'altro, diciamo, che non funzionava, ed è stato un fatto apposta, no? In quanto davamo dei dati nei giorni in cui la stampa parlava e noi stavamo zitti per forza di cose perché non c'era sito, e davamo dei dati interessanti, appunto i 72 bambini stuprati, cosa che ormai giornalisticamente non è neanche più un dato, come avete visto nel caso Chas, in Italia se ne è parlato 3-4 giorni, non mi pare di più, ecco, ormai è già finito. Nessuno ovviamente si è preoccupato di chiedere. Non era così importante, si vede, certo. Guarda, lo sappiamo bene perché anche noi ne abbiamo continuamente, ci tirano giù i siti, addirittura quello di Q Research che fa dai 65.000 ai 74.000 view al giorno è stato fermo più di un mese, non riuscivamo a rimetterlo in piedi. Stava in piedi qualche ora e poi ricrollava, saturavano la banda. Uguale. Ok. Cioè, anche noi è successa la stessa identica cosa, infatti ci abbiamo messo poi 2 giorni e mezzo a capirla. Quello, allora, le piattaforme delle nostre conferenze online, che sono a tua disposizione anche quelle, se vuoi venire a parlare con noi di certi argomenti, anche quella tirata giù continuamente, saturazione di banda in continuo, il giorno che noi abbiamo le conferenze vanno a saturare la banda perché la gente non riesca ad iscriversi. Purtroppo capita, questi sono gli effetti collaterali di questo mondo virtuale e tecnologico, certo. Ecco, utile da un lato, ma dall'altro lato molto... Ci vogliono i soldi per fare queste azioni, non è un singolo che le fa, No, assolutamente. E allora, sono i colpi di coda di un sistema morente questi, va bene? Hai soldi, a differenza nostra. Esatto. Ecco, Francesco, mettere a nudo questi numeri, hai detto poco, non hai detto più di tanto stasera, perché so che ne hai delle altre da dire. Beh, c'è tantissimo da dire, sarebbe da stare giorni veramente a parlare della materia, ecco. Esatto. Al massimo ho dato una buona visuale degli ultimi 2 o 3 anni, ecco, senza tornare indietro, se poi... Se vuoi specificare alla gente cos'è successo con la risoluzione ONU che ha bloccato, anzi scusami, con la risoluzione della Comunità Europea che ha bloccato la possibilità di indagare o processare i preti usando la CEDU, tanta gente era interessata a questo argomento. Allora sì, non è proprio così. Allora, la CEDU in realtà... ha detto che il Vaticano non è perseguibile per i reati locali di vescovi, preti, diocesi e via dicendo, non è perseguibile come Stato. In realtà non è anomala, la CEDU lascia l'autonomia a tutti gli Stati, quindi come la lascia agli altri lo lascia anche al Vaticano. Questo però non vuole dire che i preti non sono perseguibili. I preti sono perseguibili presso gli stati dove commettono i reati, allo stesso modo anche le diocesi. Ecco, proprio di ieri la notizia del caso di cui parlavo prima, la diocesi di Enna, di Don Giuseppe Rugolo, che siamo riusciti a trascinare come parte, con responsabilità civile, sia la diocesi che la parrocchia. Il giudice ha dato l'ok ieri, quindi diciamo non si potrà fare causa, le vittime non potranno fare causa direttamente al Vaticano per gli abusi sessuali subiti da un prete in una diocesi, ma non potranno farla al Vaticano, potranno farla alla diocesi o al prete, ecco,
è diversa, forse non è stata spiegata anche qua purtroppo molto bene. Sì, non è stata spiegata bene e purtroppo, come sempre, il messaggio passa in un certo modo, no? Sì, è passato come fosse un'immunità, in realtà non la è. Ecco, esempio, già fosse uno Stato che chiede i danni a un altro Stato, la cosa cambia. Qui il discorso era che erano le vittime che chiedevano un risarcimento danni per gli abusi a uno Stato estero, cioè il Vaticano, erano vittime belghe che chiedevano a un altro Stato i danni. Non, questo non è, diciamo, giuridicamente possibile, ecco, ma non per il Vaticano, neanche per l'Italia, per nessuno. Anche qua però vedi, nel momento in cui la maggior parte della gente crede che questo significhi che i preti hanno l'immunità, non si prende neanche più la briga di denunciare i fatti, perché tanto pensa che abbiano l'immunità. È un bellissimo modo nuovo per bloccare la cosa. Anche esatto, che è quello che hanno riportato i media alla fine, no? Come per dire, inutile che denunciate, tanto non potete fargli niente. È disinformazione, sì, assolutamente. Esatto. È ancora più importante pensare che, cioè, se tu pensi che hanno l'immunità, non fai niente, quindi proprio non ti muovi, che è ancora peggio. No, certo. È disarmante, perché già la vittima di suo ha, esatto, diciamo, delle reticenze, no, a esporsi, perché deve esporre una parte molto delicata della sua vita, no? Quindi ha, sì, delle reticenze, già le aveva ad esporsi e vedersi, esempio, come accade spesso e volentieri, e vedersi tutta la parrocchia contro, no? Perché sostiene il prete anziché la vittima. Certo, in casi del genere è un ulteriore deterrente, assolutamente. È quello che succede sempre, no? Dopo sì. E poi c'è anche la vergogna della vittima, che fa già da deterrente. Sì, quello che dicevo, appunto, la vittima ha già una problematica a esporre il suo personale, ecco. Ammettere una violenza non è semplice. Ammettere di essere stato debole non è semplice. Non lo è per una donna adulta, eh. Una donna stuprata ha delle difficoltà, figuratevi un bambino che probabilmente non capisce neanche di essere stato stuprato, perché poi in realtà le violenze sessuali sono una violenza sotto l'aspetto psicologico, no? Per diverse questioni, ma diciamo non provocano dolore, no? Perché poi nell'immaginario collettivo c'è anche questa cosa, no? Quando parli di violenza sessuale, chi ti legge spesso immagina, che ne so, il bambino, no? Maltrattato o cosa, no? In realtà è peggio, la cosa è peggio, perché anche agli occhi del bambino resta invisibile, in realtà, perché non c'è un dolore fisico. Non so se riesco a spiegare il concetto, ecco. Ed è molto subdola la cosa, no? Perché il ragazzino, io racconto la mia esperienza personale, mi hanno stuprato 11 anni, iniziavo a eiacularmi di notte spontaneamente. Cosa ci potevo mai trovare di strano a 11 anni che un adulto facesse un qualcosa di sessuale, cioè un qualcosa di rivolto a ciò che mi accadeva di notte mentre dormivo nel mio letto? Cioè, come la coglie un bambino di 11 anni la differenza? Non la coglie. Certo. Era innaturale lo stupro, come eiacularti nel letto da solo di notte. Aveva la stessa innaturalità, o almeno agli occhi di un bimbo di 11 anni, ecco, ovvio, ai nostri occhi no, però un bambino che non conosce la sessualità, no? La sta sperimentando, e quella passa per una sperimentazione, in realtà poi è un trauma. Sì, certo. Poi ci sono i traumi fisici, ma quelli psicologici sono ancora peggio. E questo, infatti, è questo il problema, è proprio il trauma, la violenza del trauma psicologico. E se voi pensate, insomma, non negarlo, tutti noi da ragazzini abbiamo avuto
con i nostri coetanei, no? Esperienze sessuali sia con uomini che con donne, è difficile che qualcuno non le abbia avuti, e insomma tra coetanei diventa un'esperienza, tra un adulto e un bambino diventa una violenza, un crimine, proprio perché l'adulto ha padronanza di quello che fa, il bambino no. Quindi due coetanei sperimentano, capite, sotto l'aspetto psicologico, il messaggio che arriva alla psiche è decisamente diverso. Certo. Sandro, vedo che ti scappa una domanda o un'affermazione, lo vedo la tua espressione. No, sto ascoltando Francesco con moltissima attenzione. Lascio parlare, insomma, chi si dedica la propria vita a queste cose, perché, insomma, io penso che anche noi cittadini normali, chi fa divulgazione dovrebbe prendere, forse potrei dire, il coraggio di trattare questi argomenti. Parlando di questi argomenti, ritornando a quello che disse prima Leonora, che queste cose sono iniziate da quando abbiamo deciso di trattare un certo tipo di argomento come questo, questi, chiamiamoli così, attacchi. Infatti, proprio tu, vedendo quando al telefono quest'estate mi hai accennato questa cosa qui, che si voleva partire con questa serie di live, dirette, eccetera, ti ricordi cosa dissi? Saremo sotto attacco, prepariamoci al peggio. Nel senso chiamiamola diffamazione, di attacchi, di affronti, eccetera. Perché questo è un argomento che è molto caldo, molto scottante, dove c'è di tutto di più, ok? Dove ci sono paesi che fanno delle indagini, hanno il coraggio di muoversi in qualche maniera, di cercare di mettere fuori la verità. Un paese come l'Italia è scomodo, ok? Quindi io dico sempre, come ha detto Eleonora, come dice anche Veleno, guardate bene e valutate bene i numeri, perché i numeri parlano. È così, è semplicemente un'osservazione, anche perché sto ascoltando con molta attenzione Francesco, perché insomma sono cose molto, molto delicate. Noi è da sempre che ci occupiamo di questo argomento, però ad agosto, d'accordo con Sandro e Leonora e anche gli altri ragazzi che stanno nelle nostre chat, avevamo deciso di cambiare marcia, di portare le persone a parlare, a farle vedere, farle sentire. Persone come Francesco che si occupano direttamente per le vie legali di combattere questo fenomeno, informando, portiamo le vittime. L'avremmo sempre detto che avremmo portato le vittime. È venuto Naga, grazie a Sandro, è venuto a parlare qui del suo pezzo, della sua esperienza, perché a un bambino si può fare male in tanti modi, può essere violentato anche mentalmente in tanti modi. Quello di Naga era uno che è stato tolto dalla sua famiglia e portato. Poi c'è la violenza fisica, la violenza sessuale, ma non sono diverse, sono tutte vittime di un sistema che non va bene. Poi Francesco si occupa, grazie alla sua esperienza personale, di un settore ben preciso che è enorme e gigantesco, dove un certo tipo di mentalità è stato propulso da anni e che continua ad andare avanti. È importantissimo il lavoro che sta facendo Francesco, che è portare alla luce un sistema che dà forza al mondo e alla rete della pedofilia. E noi vogliamo continuare a insistere su questo. Fatalità, da quando abbiamo iniziato, ad agosto abbiamo visto le defezioni, abbiamo visto gli attacchi, abbiamo visto iniziare di tutto contro di noi.
a distruggere anche il nostro sistema economico, che ci permetteva con quattro spiccioli di tenere in piedi una rete di informazioni. Ma non molliamo, a costo di non mangiare, non molliamo, la nostra rete informativa resta in piedi, perché bisogna urlare questi fatti, bisogna dar voce a chi ha subito questi fatti, per far comprendere quanto enorme sia questo problema. È un problema enorme che, tra l'altro, proprio a livello sociale si ripercuote indirettamente. Ora faccio un paragone molto semplice. Non ci occupiamo dei minori, perché lo Stato non si sta occupando dei minori. Il fatto che la rete l'abuso l'abbia denunciata alle Nazioni Unite e le Nazioni Unite abbiano dato ragione alla rete l'abuso emettendo delle raccomandazioni nei confronti del governo è abbastanza significativo. E i bambini sono fasce deboli come li sono gli anziani, cioè questo sistema, anche questa i mezzi di informazione, anche limitando queste problematiche, indirettamente fanno proprio danno a livello di società civile. Ecco, non so se mi spiego, perché vanno sotto banco i problemi sia dei bambini, che sono da tutelare per forza, cioè ovvio che sono da tutelare, ma sia degli stessi anziani che certo. I bambini, spesso è una fascia debole anche quella, assolutamente sì, tutte le fasce deboli, ma purtroppo girano intorno. Osserviamo uno Stato che non si occupa né dei bambini né degli anziani, ma demanda dei terzi di fare business sia con uno che con l'altro, ed è una cosa vergognosa. Sì, questo è vero, è verissimo. Quando noi abbiamo portato tante volte l'attenzione sul sistema degli affidi, sul sistema delle case famiglia, ci sono tante associazioni bravissime, perché non voglio far di tutto un'erba un faccio, ne conosco anch'io tante, però c'è un business enorme dietro. Sì. E poi ammettono candidamente che si sono persi migliaia di bambini negli anni, non si sa neanche più dove sono. È vergognoso questo. Stiamo parlando di un essere umano che sparisce dentro un sistema che dovrebbe tutelarlo. Sarebbe peggio andare a capire il perché è sparito. Sì, beh, non guarda, lo sappiamo benissimo in cosa finiscono poi, no? Purtroppo sì. Ma infatti il problema è estesissimo. E comunque vi assicuro che la percentuale di bambini abusati, di quelli che non spariscono, parliamo di quelli, è elevatissima, molto, molto, molto più elevata della percentuale pensata, dichiarata, o che comunque ognuno di noi pensa di avere più o meno compreso. Cioè, io ricordo che in una classe, io ho fatto psicologia a Padova e ci sono molti iscritti. Eravamo all'epoca intorno ai 3.000 l'anno, quindi c'erano un sacco di classi con blocchi da 500 persone. In una di queste classi a 500 persone è stato fatto scrivere in forma anonima su un bigliettino, quindi non si sapeva a chi fosse riferito, se avevano avuto nell'infanzia dei casi di abuso. Eravamo a più del 90%. Per carità, probabilmente tutti quelli che fanno psicologia sono abusati, però elevatissimo. Quindi non si ha la percezione di quello che capita. Così come non si ha nell'ambito della Chiesa, dove c'è una quantità di bambini a disposizione elevatissima. Ma volevate parlare con un nostro avvocato? Beh, la prossima volta potrete parlare, ad esempio, con l'avvocato Mario Caligiuri, che è l'avvocato che poi coordina in realtà la rete di avvocati della rete l'abuso. E lui ha proposto una soluzione davvero banale, per esempio, per introdurre l'obbligo di denuncia anche per i preti in Italia. La legge c'è già. I pubblici ufficiali sono obbligati,
pubblici ufficiali si intende non solo polizia e carabinieri, ma medici, psicologi, hanno l'obbligo della denuncia qualora vengano a sapere di un caso di abuso sessuale. Bene, basterebbe estenderlo a tutta la popolazione italiana, quindi senza, perché anche qua è un mito popolare quello che per risolvere il problema con la Chiesa si debba toccare i patti lateranensi. Assolutamente, questa è una balla galattica. Basterebbe introdurre l'obbligo di denuncia e qualunque vescovo, non solo, anche voi stessi come privati cittadini sareste obbligati a denunciare qualora veniste a conoscenza di un caso di abuso. E la cosa è anche, oltre che costituzionale, oltre che democratica, è fondata, diciamo, nella logica, perché se i ragazzini fino a 14 anni non sono autosufficienti, non sono giudicati per lo Stato italiano responsabili, ora, quando il ragazzino di 13 anni esce, va a giocare al pallone sotto casa, chi è per lui responsabile? È giusto che se c'è un adulto lo sia. Esatto. Comunque non vediamo l'ora di ascoltarlo l'avvocato, eh? Assolutamente sì. Glielo dirò sicuramente. Molto volentieri. Perché un'ottima spiegazione, perché ama parlare molto più di me. Ma sentire la voce di queste persone che poi combattono realmente nelle aule di tribunali è importantissimo. La figura degli avvocati è importantissima in un paese civile. Qui siamo dei pionieri, perché in realtà in Italia c'è pochissima giurisprudenza in materia, ci sono pochissime esperienze, c'è una Costituzione, c'è una giurisprudenza, ci sono delle leggi, mancano i precedenti, no? Quindi diciamo, tutte le volte spesso sto ore con gli avvocati, perché io in realtà, non perché i miei avvocati sono particolarmente intelligenti, ma secondo me sono astuti, io faccio da consulente in quasi tutte le cause della rete dell'abuso, ma non perché io sia un avvocato, qualcosa so di giurisprudenza, ma non sono assolutamente all'altezza di fare l'avvocato, però ho una panoramica notevole sulla materia, no? Quindi una panoramica che include precedenti casi dove, che l'avvocato magari non sa neanche siano esistiti, non ha seguito, non ha letto le carte, e io magari invece li rifletto in un altro caso, perché qua c'è una cosa fondamentale e tatticamente molto importante, che al di là di quello che vi dica la Chiesa, in realtà le procedure escono tutte dal Vaticano, la procedura è una. Capita la procedura, in un'altra diocesi, quando vedi l'atteggiamento, il comportamento, non è così difficile immaginare come agirà vescovo, prete e via dicendo, no? Quindi è molto facile, diciamo, se tu hai una conoscenza storica delle cose, è molto facile anche riuscire a anticipare le mosse di queste persone. Per esempio, è stato raccontato a tutto il pianeta, no? Che la Chiesa adesso si è accorta del problema della pedofilia. Ma allora, scusate, io vorrei che qualcuno mi spiegasse come mai, come si chiamava, aiuto, Ottaviani, Monsignor Ottaviani, nel 1962 per il Papa scrisse la famosissima direttiva che tutti conoscerete come Crimen Sollicitationis. Perché mai scrivere nel 62 una direttiva per un problema che non esiste? La Crimen Sollicitationis, come ben sapete, è la direttiva che ha gestito fino al 2002 passato tutti i casi di pedofilia nel mondo, e quella famosa direttiva dietro la quale Ratzinger fu indagato in Texas, poi si salvò perché eletto Papa, utilizzò l'immunità diplomatica, probabilmente al momento sarebbe in carcere. Quella direttiva del 62, lui e il cardinale Bertone, all'epoca
uno segretario di Ratzinger, l'altro prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, da 25 anni, tante cose, quindi ha gestito parecchi casi, Ratzinger ha un'ottima esperienza in materia, e mandarono nuovamente i vescovi di tutto il mondo, dicendo che la direttiva del 62, appunto, era tuttora in vigore. Per quella lettera del 2002, Ratzinger fu appunto indagato per ostacolare la giustizia. Poi si salvò dal processo, la notizia in Italia non è quasi uscita, non ha parlato quasi nessuno, tuttavia all'epoca uscì l'ANSA, che vabbè, la notizia è del 2003, mi pare, fino al 2003-2004, l'ANSA la pubblica nel 2010, comunque tuttavia con qualche anno di ritardo è uscita. Fa tristezza, no? Come fa tristezza sapere che non c'è sufficiente giurisprudenza per queste cose. Sì. No, perché i casi non si sono mai affrontati, e qui a Savona fu il primo caso fu proprio Savona, dove riuscì a far rinviare a giudizio il vescovo Dante Lanfranconi, che fu il vescovo che aveva come prete Giraudo, Donello Giraudo, che è il prete accusò di me. E riuscimmo a farlo inviare a giudizio, malgrado non avesse responsabilità, malgrado non avesse l'obbligo della denuncia, per il secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, che è un articolo generalmente insomma, che recita: non impedire l'evento che sia l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo. È un articolo che viene usato, per esempio, io ho un negozio di pizze da sporto. So che un mio dipendente, mentre porta per me le pizze, quindi in orario di lavoro, che ne so, spaccia insieme alla pizza, porta qualcosa, io ho l'obbligo di denunciarlo, se no divento complice. Poi questo obbligo decade nel momento in cui io so la cosa, ma il mio dipendente non la fa in orario di lavoro, no? E dietro questo principio giuridico riuscimmo, insomma, quasi strampalata la cosa, tuttavia riuscimmo a far inviare Monsignor Dante Lanfranconi a giudizio, poi venne assolto in quanto prescritto, tuttavia creiamo il precedente, ecco, questa è giurisprudenza. Sì, a volte ci vogliono degli atti d'astuzia per incastrare i bastardi. Sì. Era piuttosto sconnesso questo come atto, però tuttavia ha funzionato. L'importante è successo, succede spesso. Vai, vai. Il fine giustifica i mezzi, l'importante è riuscire a portarli. Sì, sì, no, no, adesso di fatto adesso, la Franconi se la cavò perché erano prescritti reati che lui aveva insabbiato, in realtà. Però oggi questo precedente, in un caso dove il vescovo non è prescritto, dove il reato non è prescritto, paga anche il vescovo. Quindi, insomma, qualcosa la giurisprudenza ha fatto, un passo in avanti. Da un lato purtroppo c'è poca giurisprudenza, ma io dall'altro direi per fortuna, perché sai, la giurisprudenza a volte è stata fatta anche nel processo Berlusconi e Ruby, è stato un danno perché ha in pratica declassato gli abusi sessuali, no? Con questa Ruby che non si sapeva bene se aveva 18 anni, 17, no? Insomma, tuttavia ha creato un precedente che poi è a danno di tutte le donne, in questo caso diciamo minori, ma non minori, in una fascia diciamo tra i 16 e i 18 anni, ecco, ha creato diciamo un precedente non certo favorevole. Sì. No, assolutamente. Comunque Francesco è una persona con due scatole, per non dire una parolaccia, come una casa, perché la sua storia personale è riuscito a vincere tutti i suoi problemi e a mettersi a disposizione e combattere non per se stesso, ma per gli altri, per far finire queste cose.
per cui ha tutto il mio rispetto, avrà sempre tutto il nostro appoggio, perché grazie, veramente è in gamba, per non dire dell'altro. Ci vogliono veramente due scatole enormi per riuscire a fare queste cose, perché molti finiscono dentro una bara e invece c'è chi come lui è riuscito a trasformare questa sventura che ha avuto in qualcosa di forte che sta portando alla luce tutto un sistema malato. Grazie Francesco. Grazie a voi. Grazie veramente per il tuo contributo, per essere stato con noi stasera e per supportarci in questo viaggio, perché non è così semplice trovare persone che siano disposte comunque a parlare. Tu nel tuo caso fai anche molto, quindi non è solo parlare. A me fa piacere, ecco, non mi ritraggo mai, ecco. Purtroppo non spesso... sai quanto fa piacere anche a noi avere persone che come te, che sono in prima linea, vengono a parlare con noi di quello che succede, perché non ci sentiamo più da soli a combattere le cose. La forza è proprio fare squadra in queste cose, proprio nel proprio piccolo, anche domani nel vostro piccolo, i nostri ascoltatori di questa sera, insomma, qualcosa avranno appreso, qualcosa potranno fare sicuramente, ecco, anche solo per dire notano qualcosa, segnalarcelo. Sì, è una cosa piccola. È quello che noi facciamo. Noi abbiamo un gruppo di chat che si chiama Child Rescue, scusami, stavo impastando la bocca, che è internazionale perché poi nasce in Germania, dove riceviamo le segnalazioni e le distribuiamo alle forze dell'ordine. Se a te va bene, da domani mettiamo anche il tuo numero, i dati della tua associazione per essere contattati attraverso le nostre chat. Per l'Italia assolutamente sì, non c'è problema. Grazie, perché noi abbiamo anche degli psicologi dentro che ricevono quelle persone che hanno subito qualcosa che non va bene, poi li determinano se è una violenza, se c'è dell'altro e tutto, e poi ci passano le leads da dare alle forze dell'ordine. Ma adesso che ci sei tu, faremo in modo che transitino attraverso la tua associazione queste persone che hanno un problema, ma vengono già scremate a priori. Se tu hai qualcuno che vuole darci una mano nel lavoro quotidiano, anche quello è a vostra disposizione. Perché grazie, noi abbiamo tutto il nostro sistema. Purtroppo in Germania abbiamo scoperto che c'è un mondo ancora peggio del nostro, per quello che abbiamo visto fino adesso. Per cui una grossa parte è focalizzata sul discorso tedesco. Ma anche noi qui stiamo continuando a aumentare la pressione e abbiamo per disposizione del personale che è in grado di determinare. Stiamo cercando di creare una rete dove chiunque ha subito un problema possa comunicare con qualcuno che è preparato per accoglierlo. Ed è gratuita questa cosa qui, logicamente. Certo. Non è che devono pagare il consulente per ascoltarlo. Certo, anche, no, anche la rete l'abuso... I servizi che diamo sono tutti gratuiti, assolutamente. Esatto. E queste vengono mantenute con la solidarietà tra persone. Logicamente. Certo, certo. Va bene. Prendo spunto un attimo da un messaggio che ho letto di Vincenzo sulla chat, per sottolineare ancora di più quello che lui ha appena detto. Molte persone si sentono assolutamente impotenti e pensano che non serva a niente, che non serva a niente denunciare, che non serva a niente dire, che comunque il sistema è così corrotto, che questi personaggi, questo sistema, questa realtà è così forte che non si può far niente. E giustamente nel messaggio Vincenzo faceva notare, sono pienamente d'accordo, che se veramente fosse inutile non ci sarebbe tutta questa gran fatica di boicottare questo tipo di informazioni, questo tipo di consapevolezza. Cioè, se se ne parla, si dà fastidio, se si denuncia, si crea un problema. Quindi il problema c'è e qualcosa si può fare.
cercano di bloccarlo, è difficile, sì, ma non è assolutamente inutile. E quanto può essere dannoso per loro, lo potete misurare dallo sforzo che fanno per zittire tutti quelli che ne parlano e fanno qualcosa per andarli contro. Quindi significa che il rischio c'è. Se il rischio non ci fosse, lascerebbero parlare, se ne fregherebbero, tanto avrebbero comunque il controllo pieno della situazione. Questo non è. Ecco perché fanno tutta questa gran fatica per non permettere a noi, a Francesco e a tutti gli altri di divulgare certe informazioni. Non è inutile, aggiungo, non è inutile che io mi sia fatto querelare decine e decine di volte per quella mappa, perché quella mappa con quei nomi di preti non avrà salvato tutti i bambini, ma ne ha salvati tanti. Esatto. Tante persone hanno tolto i bambini dalle parrocchie dove quei preti rimanevano per volere della Chiesa, ecco, e quindi diciamo li ha salvati. Non tutti purtroppo, ma diciamo questo è per dire che la cosa non è stata inutile, anche se non ha, ripeto, salvato tutti, qualcuno l'ha salvato. Allora noi è un po' di tempo che stiamo dando avanti a segnalare che ci sono delle persone che fanno fare dei documenti, ok, che rendono le persone libere o sovrane di se stesse o altre cazzate. Ricordatevi che queste persone hanno infiltrato i progetti di homeschooling vendendo le loro cazzate, ed è un sistema, e vi abbiamo spiegato, per far cadere i vostri figli in mano ai servizi sociali, perché poi quando voi togliete per l'homeschooling i vostri figli dalla scuola, alcuni vi spingono anche a cancellarli dall'anagrafe scolastica, parte da sé in automatico una segnalazione. E quando voi vi presentate con questi documenti dicendo che siete sovrani, che siete liberi, che siete legali rappresentanti di voi stessi, il giudice per la tutela dei minori o quelli dei servizi sociali che vi sentono dire certe cose, vi tolgono i figli. E hanno anche ragione purtroppo a farlo quando sentono un adulto che dice una cosa del genere, perché capiscono che non è in grado di provvedere al proprio figlio. Entrano nel sistema dei servizi sociali e affidamenti, li esponete a un pericolo enorme. Evitate queste cose, evitate di seguire questa gente su queste stupidaggini, perché sono cose prive di fondamento giuridico. Vedo che qualcuno sta pubblicando dal nostro sito Diocesi Non Si Cure. Fanno benissimo. Ragazzi. Grazie Paola. Grazie. E questo Paola. È il database, poi quello più clamoroso è quello Diocesi Non Si Cure, che è più di impatto, no? Perché vedete questa mappa italiana con tutti i puntini ed è effettivamente l'impatto. In realtà poi per i dati è li trovate scusa, negli altri. Perché in radio gli diciamo un attimo, così poi capiscono di cosa stai parlando, per chi è in radio, visto che sono tantissimi. Lo trovate sul sito reteabuso.org/diocesi-non-sicura. Esatto. O comunque andate sul sito reteabuso.org e cercate Diocesi Non Sicura e trovate quello che adesso Francesco vi sta dicendo. Sì, poi nella radio, scusami, metterò tutti i link domani, metterò tutti i link di Rete L'Abuso, perché vogliamo riconfermare il nostro supporto a queste persone che fanno un lavoro eccezionale. E ribadisco, la mappa non è una fake. Se cliccate su ogni puntino, sono circa 320, se cliccate su ognuno dei puntini, a sinistra vi si aprirà automaticamente la scheda con la foto del sacerdote e tutti i vari dati, ecco, quindi avete proprio dato alla mano. Non è solo un semplice puntino, anche se apparentemente sulla cartina vedete solo quello, e vedrete che allargando la cartina, purtroppo i puntini che così vi sembrano già tanti, e sono almeno il triplo, ecco perché alcuni si accavallano uno sopra l'altro, quindi purtroppo è una serie infinita, sono 320 puntini che equivalgono a 320 sacerdoti, di cui 160 condannati, se non ricordo male, in via definitiva, e altrettanti attualmente o indagati o scomparsi,
nel nulla, ecco, denunciati, e si sa che è stato aperto un processo, poi è sparito il processo del sacerdote. Ma comunque, solo se c'è un sospetto, il sacerdote deve essere allontanato dalle sue funzioni, fino a definizione della cosa. Ma questo non accade, accade, se cercate sul nostro sito Don Turturro, Don Turturro appena uscito dal carcere l'ha rimesso in parrocchia, tra l'altro nella stessa parrocchia dove era stato condannato, quindi... Chi fa questi reati non smette dopo una punizione, eh? E non smette, no. Perché è un appetito che hanno mentale. Infatti l'errore spesso che la Chiesa definisca, infatti dietro questo poi ci siamo interrotti prima, mi è venuto in mente adesso, quando vi ho parlato di queste case di cura, in realtà non esistono case di cura per la pedofilia, perché la pedofilia non è una malattia, è una grave devianza della personalità, un grave disturbo, no? Quindi non è curabile, tutt'al più è monitorabile, ma un pedofilo non può più essere rimesso assolutamente, cioè, ma inventati la cura che vuoi, non può essere rimesso a contatto con un bambino perché lo stupra. Ma è come qualsiasi orientamento sessuale, no? A chi piace... sessuale questo. No, no, non lo è un orientamento sessuale, però è la base è che se a te piacciono le donne, molto difficilmente cambi. Se a te sei orientato verso gli uomini, molto difficilmente cambi, perché fanno parte della tua natura. La loro natura è quella di essere predatori nei confronti dei bambini e non cambieranno, perché la loro mente... La eterosessuale e omosessuale non ha questa fase di predazione, no? Sicuramente. Difficilmente stupida. Ma persona che ti è radicata, certo, nello stesso modo nella persona. Sì, è che questa è qui c'è una devianza. No, adesso non voglio mettere a paragone l'omosessualità o l'eterosessualità con la predazione sessuale del pedofilo. È che è radicata, fa parte del suo essere, non può cambiare. Non cambia. No, perché ripeto, è una devianza. Esatto, è un predatore in tutti i sensi. E guardate che anche quelle che si dicono, ma io mi limito a guardare le immagini online, è uguale identico, non cambia nulla. Quello alimenta un mercato di gente che fa le cose, che guadagna, ma non cambia nulla. Sei pedofilo tanto quanto quello che fa quelle cose. Certo. L'ho sentito, sì, diciamo anche questo, nessuno... come giustificazione. Allora, se stiamo parlando di un serial killer, nessuno pensa che così dopo un po' gli passi, mentre invece con la pedofilia sì. Anche qua si cerca sempre di sminuire, depotenziare la problematica e definirla come una condizione culturale, per cui culturalmente in Occidente non è accettata e quindi viene mal vista, cioè c'è molto questa narrativa che si spinge per rendere il più possibile la pedofilia qualcosa di normale. E infatti l'ipersessualizzazione dei bambini nasce anche qui per questo, e lo vediamo nei cartoni animati, nei giocattoli, nelle serie televisive, cioè è spaventosa questa cosa. Sì, perché lo espongono a tutti proprio come oggetto sessuale il bambino. E che è questo che è sbagliatissimo, perché non lo è. Un bambino è un bambino, punto. Non è un giocattolo, non è un oggetto sessuale, non è un oggetto del desiderio. Poi abbiamo anche che cercano di far passare con dei decreti vestiti da liberazione di sessualità diverse, anche quella, come fosse un orientamento, come fosse quasi una malattia. Vabbè, ma è vergognoso quello che sta succedendo in questi anni, a riguardo di questo. Veramente vergognoso. Sì. E mi riferisco al DDL Zan con quello che sta cercando di far passare.
Io penso che per i diritti delle persone che hanno un orientamento sessuale diverso dal nostro, la cosa migliore che esista è quello di non far più caso che c'è una diversità, non creare delle leggi che creano un muro. È complesso l'argomento, è piuttosto. Sì, è complesso, ma dobbiamo solo imparare il rispetto di chi è diverso da noi per certe cose e valutare se è una brava persona o una cattiva persona, punto. Quello è l'unico spartiacque che esiste. Uno può fare quello che vuole da adulto con adulti per quanto riguarda la propria sfera sessuale. Se è una persona in gamba, corretta, che fa solo il suo, fa del bene agli altri, quella è una brava persona, non importa chi o cosa fa nella sua vita. Purtroppo si è tirato su un pregiudizio su queste cose, diciamo che questo è l'effetto poi collaterale, no? Non dei pregiudizi, diciamo. Ma sono le solite etichette che sono anni che vengono messe per creare divisioni tra di noi. Certo, certo, certo. A me cosa importa, Francesco, il tuo orientamento sessuale? A me sai cosa importa? Che sei una persona in gamba che si sta dando da fare. Quello è importante. Il resto non me ne frega niente. Sì, no, certo, certo, questo è palese. Il rispetto non è mettendo un'etichetta. Il rispetto è guardando quello che fa quella persona. E va rispettata per quello che fa. Punto. Quando passeremo a questo tipo di mentalità, forse un sacco di problemi e forse un certo modo di mantenere il potere sparisce. Perché non sono le etichette che classificano gli esseri umani, ma le azioni che fanno. Assolutamente. Va bene. Lo facciamo andare a dormire o lo teniamo qua tutta la notte? Si vede? Si vede un po'. Ah, hai ragione, è tardissimo, scusaci tanto. Però ho avuto anche una giornata piuttosto piena, colorita. Hai assolutamente ragione. Senti, grazie mille per essere stato grazie con noi. Speriamo di poter ospitare anche l'avvocato di cui ci parlavi. Certo, tanto certo. Noi resteremo. Credo non ci siano problemi, si organizza, sì. Io lo dico, ma non ben volentieri, sicuramente. Grazie Francesco e ancora grazie per tutto il tuo impegno. Grazie a voi tutti. Per avermi sopportato e avermi ospitato. È stato un piacere enorme, altro che sopportato. Assolutamente. Va bene. Un abbraccio a tutti quanti e buonanotte, vi do appuntamento al prossimo video. Buonanotte a tutti. Buonanotte.